Un comitato elettorale intitolato ad uno storico militante politico di Capurso, Sergio Pepe. Michele Emiliano, candidato governatore della Puglia per il centro-sinistra, ha inaugurato il suo presidio nel paese del Barese, che a maggio è anche chiamato a rinnovare la compagine comunale. Non è che ti eleggono e poi ti lasciano là a combattere da solo. Il legame è più univoco, è bidirezionale. Si crea in questo momento verso il candidato, nel momento in cui lo si spinge verso l'elezione, ma poi si crea un circuito nel quale il popolo che ti elegge deve rimanerti vicino per criticarti, per supportarti, per continuare a tenere alta la tua attenzione, per farti sentire che non stai svolgendo una funzione che serve, diciamo, ai ristretti limiti di un partito, di una maggioranza o di alcune persone, ma stai svolgendo un ruolo che è unico nel suo genere, perché solo in politica tu puoi servire l'intera comunità nel modo in cui ti ho offerto di fare facendo il sindaco di una città. Neanche il Presidente del Consiglio ha questa sensazione. Oltre al candidato Emiliano, ha partecipato, tra gli altri, il segretario provinciale PD Ubaldo Pagano e il presidente del comitato Leonardo Loconsole.